Ciao ragazze, nuovo video. Questo sarà un video piccolo haul più outfit. Ho fatto una cofana, ho già anticipato alle ragazze su WhatsApp. Una cofana incredibile, non so come mi sia uscita. Fatto sta che volevo lavare i capelli, che sono 2 giorni che vi dico: voglio lavare i capelli, voglio lavare i capelli, ma i capelli restano strapulitissimi. E quindi dico: perché devo lavarli? Che chiamano un tempo maledetto. Proprio stamattina c'erano 16 gradi qui da noi. Adesso. Loro si vede che non hanno ancora mangiato e neanche dormito. Si sono appena svegliati e sono super euforici. Sentite che casino che fa Romina. È un cane super rumoroso. Dicevo, di solito quando hanno mangiato, hanno fatto il loro giretto, sono più tranquilli. Ho fatto questo outfit, ma faceva freddissimo, c'erano 15 gradi, quindi ho messo il vestito, e però avevo freddo, quindi ho dovuto mettere sopra anche una giacchina in pelle, cioè possiamo capirci. Ed è il 1º settembre. Vabbè, stavo per dire, non vedo l'ora di andare al mare, ma ve lo dico in tutti i video, quindi vabbè. E ho fatto questa pettinatura un po' più raccolto del solito perché avevo appunto il capello mosso, ma tutto liscio non mi piace. Cioè, vedete che i capelli sono stra puliti, cioè ve lo posso assicurare, però veramente. Li volevo lavare ieri sera, poi ho detto che pioveva tantissimo, ho detto se li lavo e devo farla piega liscia, poi esco, vado al mercato col vento, mi esce una schifezza, quindi tanto male tenerli così che sono più belli di quando li lavo. Sono usciti, restano proprio puliti, secchi, cioè veramente. Però prima o poi li dovrò lavare. E ho fatto appunto questa pettinatura che tira verso la destra, però mi piaceva l'insieme, così un po' sempre in stile retro con questa collana da Vilma Filiston, come ha ricordato la mia amica Mary Rose. E niente, vi faccio vedere. Ho solo comprato 2 cose al mercato, non c'era il banchetto del cinesino Simil Vincenzo purtroppo, perché c'erano tanti banchetti che mancavano. Abbiamo fatto poi un giro veloce perché con i miei, soprattutto con mio papà, non si può guardare questa cosa, e non c'era neanche niente da guardare in realtà in 2 banchetti diversi. Ho comprato questi 2 giacchetti e 2 copelle che adesso vi faccio vedere e basta. Comunque l'outfit è molto carino, indosso questo abitino che ho preso in un qualche banchetto dell'usato ed è molto bello. Ho fatto un trucco sui toni del fucsia e del bianco con la matita blu a mo' di eyeliner che mi incornicia tutto l'occhio perché sapete che a me piace così. Non so perché questo schizzo di rossetto. Vabbè. Rossetto fucsia spento, che è quello di Kiko, che ho preso con i saldi. Ho messo le roselline blu per avere. L'altra volta le avevo rosa, adesso le ho messe blu per utilizzare questa collana. E l'abito è molto carino, ve lo faccio vedere se non mi pesso. Oh, è molto carino, nel senso i colori sono già di impronta anche autunnale, volendo guardare. Questo fucsia, questo bianco, questo blu, adoro questi colori mixati appunto con queste collane un po' retro. E ho messo la fusciacca perché mi sembrava sennò troppo. Non so se ci sta bene, però guardandolo, boh, mi sembrava troppo liscio senza fusciacca. Però effettivamente proviamo a toglierla. Magari esce meglio senza. Mi piace sempre provare, sperimentare. Vediamo senza. Forse è meglio senza fusciacca. Vediamo, questa qua è quella dei motivi che uso sempre. Senza fusciacca restava così. Non lo so neanche io. Boh, mi direte voi. Mi fate sapere se preferite con o senza. Io intanto la metto perché poi devo fare qualche foto outfit e preferisco metterla. Però il vestito è molto carino, arriva al ginocchio e ho messo gli stivaletti bianchi che appunto richiamano la fusciacca perché dovevo camminare, quindi con i miei genitori non è che potevo chiedere ai passanti di darci, cioè solo con la Mary chiedevamo ai passanti ci potete dare un passaggio? E tipo ci davano un passaggio, invece allora ho messo gli stivaletti questi qua bianchi per dare il tocco moderno. Sono di Zuiki, li avevo comprati coi saldi e li sto usando molto, soprattutto per quando devo camminare. Questo è il risultato. Come borsa, sempre la solita borsa viola, questa qua, che tra l'altro ci può anche stare nell'outfit. E questo era tutto per quanto riguarda il mio outfit of the day. Carina anche la manica così, è molto carino questo abito, molto femminile secondo me e insomma simpatico. Mentre invece per quanto riguarda lo shopping, ho comprato 2 giacchini di copelle alla modica cifra di 5 euro l'uno, erano in sconto. Il primo della
non è della mia collection, però sembrava. È di questo ocra, molto carino, siccome adesso ho il capello, diciamo così, ramato, quindi sto rivisitando un po' i vari colori, e l'ho voluto comprare perché appunto lo utilizzo anche andare al lavoro, tipo adesso, in questo periodo lo tengo proprio su come a mo' di coprispalla, invece è un po' più carino perché è un giacchino in ecopelle, questo è in questo giallo, diciamo, un pochino che tira sul verde quasi, è un giallo autunnale, secondo me. Molto molto carino. Vabbè, adesso no, ovviamente non così, però mi piaceva, fatto tipo coprispalle è perfetto per coprire appunto le spalle. Magari se lo vedo bene anche con il marrone oppure con il blu, o cioè non così, però con questa fantasia, non lo so, o con qualche vestito, adesso vedrò come utilizzarlo. Pensavo anche, siccome è molto liscio, vedete, costava 15 euro, che sono le classiche cifre di questi giacchettini, c'era anche nero, non l'ho preso. Sarò un po' pentita quando mi servirà, però adesso no, vabbè, nero, che tristezza. Preferivo i colori più sgargianti. Dicevo, siccome è fatto così tutto sempliciotto, pensavo, perché qua è, no, non dirmi che è macchiato. Ho preso su questo che aveva la cucitura migliore. Spero che non sia una macchia che non va più via. C'è una macchiolina dietro. Vabbè, dovrò provare poi a toglierla. No, forse viene via, è solo tipo macchiata. Boh, dopo guardo questa macchiolina che non si vede neanche, però c'è una macchiolina. Dicevo, pensavo, perché ti devi intossicare? Pensavo di che faccia che ha Romina quando mi guarda. Cos'è che è? Brutta puzzolente! Puzzolente! Sei una puzzolente! Dillo che puzzi! Oddio. No, mi ha sbattuto giù l'orecchino. Tommy! Sei stata tu? Cosa hai combinato? Ma, ehi, guarda cosa hai combinato tua madre. Ma hai sbattuto giù l'orecchino, eh. Ehi. Boh. Cioè, mi ha sbattuto l'orecchino con le zampe, non ci posso credere. Comunque dicevo, pensavo di metterci, impreziosirlo con qualche spilla. Adesso vado a vedere le mie spille e farò una cosa di questo tipo. Poi ovviamente in base a come uno si veste, metto o non mette la spilla. Però questo colore qua l'aveva tantissimo riproposto Zara 2 o 3 anni fa, che faceva ste giacchini in pelle con questo colore qui. E insomma, boh, mi piace come colore appunto in contrasto con i capelli. E poi ho preso questo qui, sempre 5 euro in un altro negozio, questo invece è della New Collection, in un altro banchetto, scusate. E questo è di questo, c'era anche rosa, tipo rosa Barbie, che mi piaceva tantissimissimissimo, però avevo già su un chiodo in ecopelle di quel colore, quindi ho detto vabbè, era leggermente più fucsia il mio e questo più rosato, però non è che posso sempre, sempre, sempre comprare cose dello stesso colore molto simili, che non erano molto simili, però era fatto così. Giacchino, sempre con lo stesso principio, di questo blu chiaro, questo è un blu primaverile, però li utilizzerò magari anche adesso. E ha le manicucce così molto carine, fatte tipo a petalo con il laccettino. Questo, per esempio, invece, forse con l'outfit di oggi potrebbe abbinarsi, vediamo. Carino, però no. Cioè, anche sì, però vabbè, e questo è fatto così. Molto carino, con queste manicucce. Simpatico. 5 euro. L'ho presi perché appunto, come vi ripeto, vi potevo ripetere, vi dico sempre al lavoro adesso che fa freschino già da lunedì. No, in realtà poi chiamano un po' bel tempo, però quando inizierò, quando comunque torno dalle ferie, se io metto anche questi proprio come blazer, diciamo, e poi intanto che dopo quando partirà il riscaldamento serio farà più caldo, però intanto che non c'è riscaldamento e fa abbastanza freddo, lo utilizzo anche in questa maniera qui. E questi niente, era tutto, poi li dovrò appendere prima che si sgualcizzano. Era tutto per quanto riguarda il mio misero. Ah no, devo farvi vedere anche delle cose che ho comprato da Stella Zeta e da Essence. Le ho dimenticate in macchina, devo farvi un altro video, ragazze. Vabbè, questo intanto lo chiudo e vi faccio la seconda parte, che sono degli accessori, un paio di leggings e una palette, uno smalto. Ve lo faccio tra un attimo. Tra l'altro, neanche a farlo apposta, c'ho lo smalto dall'altro giorno che è strabbinato all'outfit. Niente, ragazzi, vi faccio la seconda parte del video. Ci vediamo tra 3, 2, 1.